Dopo la prima tappa a Birkenau, il treno della memoria organizzato dalla Regione Toscana ha portato 600 studenti con i loro insegnanti nel campo di concentramento di Auschwitz. Un'altra visita sconvolgente, Auschwitz, dove furono deportate 1.300.000 persone, sembra un campo militare, ma poi i ragazzi all'interno del museo hanno scoperto gli orribili strumenti e resti del massacro, come i fusti di gas, che bastavano 5 o 6 kg per uccidere 1.500 deportati, oppure i capelli dei prigionieri utilizzati per fare materassi. Le bambole e i vestiti dei bambini, su 220.000 ne sopravvissero solo 600. Anche qui si è svolta una cerimonia di commemorazione con un lungo corteo aperto dai confaloni delle istituzioni toscane che ha attraversato il campo fino al celebre cancello e al muro della fucilazione. Per i ragazzi un'occasione straordinaria di conoscenza e condivisione. Solo vedere, solo vivere queste ore tutti insieme e provare in comunità queste sensazioni così forti e il ricordo che si porta. La trasmissione dei racconti che ciascuno dei presenti farà nel proprio ambiente familiare, nella scuola, tra gli amici, sono veramente la base perché si sappia cosa è successo e ci si fortifichi in modo da agire che queste cose non si ripetano. Poi la delegazione toscana si è spostata in un cinema di Cracovia dove gli studenti hanno incontrato e ascoltato i testimoni dell'Olocausto. Il condizionamento viene dal branco, e ci si mette questa scarpa, ci si mette come questa maglia, perché? Ecco, io vorrei che i ragazzi imparassero a chiedersi il perché delle cose. Durante il convegno si è parlato anche delle altre minoranze perseguitate, come omosessuali, testimoni di Geova, oppure i Rom e Sinti, una delle etnie ancora oggi più discriminata. La metà di quelli presenti, lo 0,2% della popolazione italiana, sono anche di cittadinanza italiana e che senz'altro non sono nomadi da tempo, sono in mezzo a noi, credo, possiamo dire, dal XIV secolo, quindi condividono una storia che è quella non solo della persecuzione, ma vorrei ricordare anche quella, per esempio, della liberazione d'Italia. Alcuni sono stati partigiani.